Negli anni 70 in California, un gruppo di pionieri inizia a organizzare gare di discesa su strade sterrate, impiegando biciclette adattate. La mountain bike vera e propria nasce alla fine degli anni 70 per rispondere alla necessità di avere un mezzo polivalente in grado di affrontare agevolmente qualsiasi terreno, sia in salita che in discesa. Vediamo 5 trucchi per fare la differenza, là dove molti soffrono. Sali con decisione. Una salita sterrata alterna tratti più tecnici e altri meno, che ti costringono continuamente a prendere decisioni, sia nella scelta della linea, sia nello stabilire se affrontare un tratto in sella o scendere e spingere. Più la salita è dura, più è importante essere pragmatici nelle decisioni. Ad esempio, in un tratto ripido è meglio decidere di smontare dalla bici piuttosto che provare a tutti i costi a rimanere in sella per poi piantarsi. In questo modo si risparmiano tempo, energie fisiche e mentali. Sii reattivo. Pendenza e difficoltà tecnica variano spesso in una salita. Cerca di essere pronto ad adattare il tuo stile di pedalata di conseguenza. Nei tratti più semplici rifiata, idratati e non andare fuori giri. Nei tratti più tecnici alza lo sguardo, stai attento al baricentro. Usa le spalle e braccia per distribuire il peso e alleggerisci la ruota posteriore per superare gli ostacoli. Fai salite. Per volare in salita hai bisogno di capacità tecniche e fisiche eccellenti. È il modo più rapido per allenarle e fare salita. Alterna salite lunghe, corte, tecniche, semplici. L'importante è variare e mettere in cascina più dislivello che puoi. Allena il core. In mountain bike sia le braccia che le gambe giocano un ruolo chiave. Gli arti superiori per mantenere l'equilibrio e distribuire correttamente il peso. Quelli inferiori per spingere sui pedali. Il trucco per ottimizzare il gesto è quindi rinforzare il collegamento tra la parte alta e quella bassa del corpo, cioè addominali, schiena e pettorali, ovvero il core. Per essere buoni ciclisti bisogna essere buoni atleti, allenando e sviluppando il corpo in modo armonico. Goditela! Se sei un atleta ambizioso e vuoi migliorare, ti troverai spesso a non riuscire a rispettare le tue aspettative, andando più piano di quanto speravi o non riuscendo ad affrontare tratti tecnici. È normale. E il trucco è non mollare e mantenere un'attitudine positiva, perché facilita l'apprendimento e alimenta la tua fame di salite. Per altri consigli, iscriviti al canale YouTube.